Buonasera, io, Francesco Vecchio, gran priore internazionale, gran maestro dell'ordine dei cavalieri del Tempio di Salomone, e sovrano, gran commendatore, gran maestro del Grande Oriente del Mediterraneo, Gome, anno Domini 2005. Non senza emozione e sentita preoccupazione, intendo esprimere a nome mio, personale e di tutti i dignitari, le dame e i cavalieri dell'ordine e delle sorelle e dei fratelli dell'obbedienza, i più affettuosi auguri di un buon Natale e di buon anno 2021. L'anno terribile che si chiude merita alcune riflessioni che offro alla vostra attenzione. È stato un anno drammatico. Il mondo è stato devastato dalla pandemia che ha provocato lutti e diffuso povertà, ansia e dolore in tutto il pianeta. Ogni attività umana è stata toccata direttamente o indirettamente da questo virus misterioso e mortale. Per quanto riguarda le attività del nostro ordine e della nostra obbedienza, preciso, quando parlo di obbedienza parlo di massoneria. Ne avevamo in programma diverse, ma abbiamo dovuto sospendere quasi tutte per il lockdown. Delle due ondate di contagio, un bilancio sicuramente negativo. Pochissimi gli eventi organizzati, come la rievocazione della cerimonia di investitura templare tenutasi a Pizzo Calabro presso il Castello Burà, e la celebrazione della giornata della memoria per ricordare i fratelli ebrei sterminati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. La forzata inattività ci ha però consentito di lavorare per la diffusione della nostra concezione intellettuale del templarismo e della libera muratoria, attraverso documenti importanti per contenuti e prospettive. Abbiamo sostenuto con solidi argomenti culturali la stretta connessione storico-esoterica tra templarismo e massoneria, il cui connubio di idee e visione cosmopolita della società ha organizzato l'attuale comunità europea. Nel solco di un ideale autentico di fratellanza e di solidarietà tra popoli e persone, affratellate dalla piaga della pandemia, abbiamo rivolto un appello al Sommo Pontefice, Papa Francesco, perché consideri i fratelli templari una risorsa preziosa per una Chiesa assediata dall'esterno, dal fanatismo integralista di matrice islamica e dall'interno, da una mentalità conservatrice ostile alle novità e alla freschezza del suo pensiero. Il Santo Padre, in questo dolore planetario, si è rivolto a tutte le donne e agli uomini di buona volontà perché trovino le ragioni di una convivenza possibile su di un comune denominatore di valori, abbandonando logiche letali di divisioni e conflitti. In questa ottica, in virtù del suo appello a trovare le ragioni che uniscono gli uomini, idee e religioni, gli abbiamo chiesto di riconsiderare il giudizio sulla massoneria, osservandola come un'aggregazione di persone animate da ideali di perfezionamento interiore e progresso della civiltà, inaugurando una nuova stagione di apertura e collaborazione contro la deriva nichilista. Siamo stati i primi a denunziare storture e condotte immorali, penalmente perseguibili
di pseudo templari o pseudo massoni che hanno agito e agiscono per il proprio tornaconto, troppo spesso nell'illegalità e nella collusione con la criminalità organizzata. E questo noi teniamo a sottolinearlo. Abbiamo messo la faccia e la firma in calce alle nostre denunzie e dai nostri appelli per una riabilitazione morale dei fratelli iniziati che perseguono valori quali l'integrità morale, l'onestà intellettuale, il rispetto delle regole. Ne abbiamo invocato l'unità di intenti con calore e passione, appelli caduti nel vuoto. Niente è accaduto, purtroppo devo dire finora. Nessuno ha mostrato cenni di adesione alle nostre proposte o cenni di costruttivo dissenso. Nessuna obbedienza, nessun ordine templare. Anzi, ci sono arrivati messaggi preoccupati di grandi dignitari che ci hanno accusato di essere troppo duri nei nostri giudizi. Evidentemente la verità, scambiata per durezza, fa male. Noi abbiamo il coraggio di illustrare la nostra proposta culturale alla gente, perché allora questa indifferenza assoluta? Forse altri hanno paura di mettersi in gioco, di tracciare con coraggio le linee operative dell'attività templare e massonica per l'immediato futuro? Non hanno il coraggio di dire e ammettere i propri errori, tradendo il giuramento massonico e templare che hanno prestato? Credono costoro che per aver spessore culturale basti la stipula di trattati di amicizia con altri organismi consimili? No, ci vogliono idee, ci vogliono progetti e tanto studio per meritare credibilità. Noi non ci scoraggiamo e per questo silenzio assordante di propositi e la carenza assoluta di idee continuiamo da soli a proporre la nostra visione del templarismo e della massoneria su un piano etico-culturale e progettuale. Nella storia resterà la traccia del nostro infaticabile spirito di servizio, così come resterà traccia del silenzio di altri organismi prestigiosi ed antichi, che però tanto hanno smesso di progettare il futuro, accontentandosi di avere un grande passato dietro le spalle. Ma si vive anche di proiezione futura, non di passato. Noi siamo il presente. Noi siamo il presente. Sia del templarismo che della massoneria. Noi dettiamo le linee forti di cultura e identità. Noi non abbiamo paura di camminare da soli. Rigettiamo l'inedia, il tentennamento culturale, la superficialità della proposta intellettuale o la riproposizione di vecchi schemi obsoleti, superati dalle esigenze dell'uomo dei nostri tempi. La storia giudicherà il nostro trasparente tentativo di testimoniare dei valori e del silenzio di chi non desidera abbandonare lo status quo, di chi non vuole o non può mettersi in discussione, assumendosi la responsabilità di lavorare per un cambiamento della società in cui tutti viviamo. È con questi propositi di proseguire nel cammino di virtù e valori, di difendere il libero pensiero attraverso l'azione continuativa di progetto sociale e civile, auguro a tutti voi un sereno Natale ed un 2021 all'insegna della forza, del coraggio e della speranza di tutti noi. Grazie. Viva l'Italia, viva il templarismo, viva la massoneria.